Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di God of War 3 Remastered. Allora, innanzitutto comincio col dirvi che la volta scorsa mi sono dimenticato di prendere un altro tesoro degli dei, purtroppo. Mo non so come cazzo devo fare. Che stava vicino al carro rotto di Elio, proprio dove l'abbiamo ammazzato. Lì stava un altro tesoro, a destra praticamente, del carro rotto. E niente, mo adesso non si può più tornare indietro, provato, ma si blocca il personaggio, quindi possiamo solo andare avanti. Allora, ora cercherò di scamare tutti gli scrigni nascosti, che so che ci stanno qui. Facciamo l'accecaggio. Rompiamo queste impalcature. L2 più triangolo fa questo. Ok. Ci facciamo strada. Facendo così l'abbiamo. Ecco. Ovelà. L'accecaggio, bravia. Ah. Andiamoci attorno. Accechiamo anche questi due. Ah, brutta fine. Faranno tutti quanti una brutta fine. Ok, ora dobbiamo stare attenti. Laggiù vedo che sta... stanno due scrigni, vedete pure voi? Qui si vede che questo è un muro finto. Accecaggio! Abbiamo aperto la porta. Laggiù vedete stanno due scrigni, quindi andiamo a prenderli. Il buio più totale c'è qui dentro. Accecchiamo a questo. Ok. Ebbene. Ora qua ci serve un altro po' di luce. Andiamo. Oh. No. Levati di dosso. Mezza rovesciata. Campione di calcio lui. Ecco. Lasciamoci andare. Qui sotto stava, se non erro. Oh, allora, come si fa a raggiungere quegli scrigni? No, sono morto. E come si faceva a raggiungere quegli scrigni? Non me lo ricordo. Attenzione, ragazzi. Ecco, oh, che culo. Quindi stavano qua sotto, molto bene. Un'altra piuma. Questo piumaggio proprio. Qui ci arrampichiamo. Muoviamoci. Qua calcia a volontà. Questo coglione qua. Togliamocelo di dosso. Perfetto.
qui non c'è niente di strano. Accecaggio. Madonna, super combo. Cioè l'accecaggio rompe pure i vasi. Ok, abbiamo accecato anche questo. Ehi. Di nuovo la canzone tipo dell'Ade, tipo, Guardate la catena. Kratos, si sta avvicinando. Te l'ho detto, non posso aiutarti. Ma tu sei l'unico che può farlo. Lo so, mi fido di te. Non dovresti. Manca poco alla catena. Quello è vapore. Quindi potremmo volare. Ah, un'arpia laggiù. Allora, guardiamoci bene qui attorno, perché secondo me qua stava un segreto. Vediamo, non mi ricordo. Madò, quello è il vaso rotto. Allora, qui ho sgamato tutto. Bene. Facciamo del male a quell'arpia. Arpiona, portami dall'altro lato. Water. Molto bene. Ecco qua, allora qui c'è qualche cosa. Mi ricordavo bene. Qui non c'è niente. Oh, questi sono stronzi. Questi sono, diciamo, i nemici che se ne vanno sottoterra. Ecco, che mi danno al pene proprio. E bisogna fare sempre questa mossa, mamma mia. Boom. Boom. Dove vai tu? Cioè, quello l'abbiamo buttato fuori mappa. Ah no, è risalito lì. Sempre questo attacco bisogna fare, mi ricordo io. Cioè, guardate come cavolo è stato resistente, Bene, non c'è niente qui. Qui c'è qualche cosa. Ecco qui. Quelle pareti così piatte sono sempre delle pareti che se ne vanno. Vanescenti, come vogliamo chiamare. Questa volta c'abbiamo una bombetta.
Mannaggia loro che... Prenditi questa magia. Madonna, uno è caduto. Buono. Cioè, e respawnano. È ricaduta. Loro hanno le ricadute. Il problema è... Quei due li ho fatti fuori. Accecaccio. Vuoi morire, eh? Non vuoi morire? Io ti spacco culo. Tanto culo. Beh, sei morto? Sì. Alla russa maniera. Ah, qua stanno due scrigni. E qui niente. Un vaso. Ehi, un punto di salvataggio. Però prima... Prima... I segreti. Perfetto. Prendiamo pure questo. Niente qui. Qui c'è qualche cosa. Benissimo. Qui niente. Ok, vediamo un po' come siamo messi con le armi. Possiamo potenziare le spade. Lame dell'esilio livello 3. Ok. La prossima cosa che farò è cercare di potenziare la testa di Elio. Gli artigli. Salvia. È arrivato il momento di salire. Stiamo salendo molti piani. La catena dell'equilibrio. Ora qua si tratta tutto di schivaggio vario. Ecco, già la prima merdata l'abbiamo fatta. Guardate da dove stiamo passando, proprio. Madonna, da dove è passato lui? Ghiaccio. Né il gigante di fuoco, il titano di fuoco. Nell'occhio! Perché io ho gli occhi, gli occhi delle persone. No! È caduto a lui? Oh oh. Ma perché crolla tutto? Oh, madonna, un crollaggio generale proprio, cioè. Aiuto! No, tua madre sulla statale. Vai, 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 vai. Sì, sì. Oh. Sì, 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 sì.
Sì. Madonna. Vai. La scalata che non si capisce però, via. Qui c'è qualche cosa. Vabbè. Sì, vabbè, non m'hai preso. Piuma di fenice. Ancora. Che coglione! È un coglione! Si è aggrappato al quarzo, al coso, al cornicione. Invece di buttarsi. Ma che deficiente! Guardalo! Oh, riprendiamo la salita, senza vapore, strano. Aia. Aia la luce di pollo, aia. Madonna, da dove cacchio sono passato? Madò! Oh mio Dio! No! Dai! Bluastro! Mamma mia. Le caverne. Qui c'è qualche cosa. C'è un altro... Ah no, pensavo che fosse... Vediamo di qua. Niente. Bruciamo, diamo fuoco a quel coso. Si è sganciato questo cubone. Che visuale. Mo sembrava che lo urtasse. Mamma mia. Eccomi. Quel coso? Ah. Aspetta un momento. Mo dovevo cadere di nuovo, dovevo fare la figura del cavolo proprio. Bruciamo pure questo? Sì. Ma perché no? Ma perché no? Beh. Arrivano i monellacci. Che fate voi? Monelli? Monelli di papà? Papà adesso vi accicca, guarda. Quando si dice via tacico di mazzate, ecco, questo si intende. Con la testa delle persone. La testa delle persone che emana luce. Una testa molto particolare. Papà come incavolato. Cibom. Ma che culo che mi sta facendo papà? No, i cornuti. I cornuti! No!
vogliono fare male alla cantina. Oh, maledetti, allontanatevi dalla mia bella cantina. Minotauri del cavolo. Ah, mo vi do le testate come a Zidane, tanto calvo sono già. Maledetti bastardi. E questa è la situazione. Ah! Accecaccio! Le mie spade livello 3 vi faranno tremare. Prendetevi questo. E adesso è arrivato il momento. Ah, pensavo di prenderlo con il cerchio, sì. Vai. Madonna! Ti giro la capoccia! Ancora i cornuti? No, non sono cornuti. Vabbè. Accecaggio. Mo' è caduto tramite l'accecaggio. Boom! Ecco qua! Gara di tiro con l'arco volete fare voi, eh? Facciamo la gara. Oh, ma quello tre frecce non è morto. Ah, monello. Ah, monellaccio. Ah, le testate di Zidane proprio. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Vi ho accecati? Madonna, oh, e che? Li para tutti, oh! Bruciate! Bruciate! Oh, ma si mettono proprio in posizione per rompere la catena, i bastardi! Oh, dai, non devono toccarla più! Adesso papà ti prende la testolona e te la gira perché lui pensa che sia normale metterla proprio in quella posizione. E tu? Pure tu vuoi fare la brutta fine? Ecco, ti giro la capa. Guarda sopra, che bello il cielo, anche se stiamo nelle caverne. Cerbero! Di nuovo tu? Questo è un cerbero cavalcabile? Sì, che lo è. Vieni da papà. Papà vuole appiccare il barbecue, proprio vuole accendere il barbecue, guarda. No, non fare il monello, non fare il monello. Papà adesso ti toglie due teste, la testa, la terza testa, gli dà un bella spadata. Una macellaiata, guarda. Incazzato! Boom, boom, boom! Oh, ho buttato giù a quello!
È questa la tecnica. Oh. Giù. Buttalo giù. Buttalo. Sì. Oh. Che cosa abbiamo combinato? Qualche scrigno? Ehi, c'è qualcuno laggiù. Oh, guarda chi c'è, Kratos. Hermes. Il dio caduto, il mortale maledetto. Catturare le mosche che ronzano attorno a Zeus. Non vale il mio tempo, Hermes. Parli da codardo, Kratos. Non provi a prendermi perché sai che non ci riusciresti. Kratos, come inganni il tempo oggi? Ucciso qualche familiare ultimamente? Ah, giusto. Stai andando a uccidere tuo padre, Zeus. Non succederà. Impossibile. Kratos si è imbarcato in una missione da stolti. Di nuovo. Ma imparerai. Mai cambierai. Kratos, lo stolto che uccide i suoi cari. Kratos, lo stolto tra mortali e dei. Per sempre sciagurato. Per sempre condannato. La vendetta lo consuma rapida e impetuosa. Lo spartano si avvicina a una fine indecorosa. Quel bastardo di Hermes se la svigne. Noi però prima guardiamo se sta qualche segreto qui. No, niente, però prendiamo questo. Facciamoci questa salita, tanto qui non c'è ancora il punto di salvataggio. Saliamo proprio la catena con le spadone. Guardate un po' dove siamo. Siamo arrivati in quel punto dove si vedeva la catena. All'inizio del gioco. Perfetto. La fiamma dell'Olimpo. È là dentro. Questi sono ritratti, ragazzi, che si possono scoprire. Guardate, in questa maniera. Qua c'era un qualche cosa, no? No. Vabbè. Perché allora vedo questa luminescenza qui? Ah, perché qua c'è uno screen, ecco. Guardate cosa ho scovato. Guardate quanti. Tanta roba. Più scrigno dorato. Ah, e ragazzi, qui dietro c'è altra roba, però non lo possiamo aprire. Per ora. Guardate le altre vetrate. Vabbè. Io ora salvo. E termina qui questo video, ragazzi.